Ciao, sono Teresa, la viaggiatrice Le Mat. La montagna mi ha sempre affascinato, ma anche un po' intimorito. Mi turba la grandiosità dei monti che chiudono l'orizzonte. Voglio capire meglio quel paesaggio e conoscere le persone che ci vivono in quei luoghi. Gli amici di Le Mat mi hanno parlato di un'impresa sociale nelle valli del Cadore, che, in un momento di forte crisi occupazionale, ha reinventato occasioni di lavoro per molte persone, dimostrando così che in una comunità che ha voglia di futuro, la cooperazione sociale non è solo uno strumento per superare lo svantaggio o la disabilità, ma è anche un modo per creare sostenibilità economica e sociale. È deciso! Si parte per le Dolomiti, a conoscere la cooperativa Cadore. Sono arrivata. Ciao Teresa! Benvenuta in Cadore. Luca mi aspetta alla stazione di Calalzo col furgone della cooperativa e mi accoglie con un sorriso. In montagna il tempo cambia velocemente, ma Luca mi assicura che anche con la pioggia non mi annoierò. C'è sempre qualche posto da scoprire e qualche persona speciale da conoscere. Pochi minuti e siamo per Arolo. Ci fermiamo per un aperitivo di benvenuto al Covo dei Zatera. Benvenuta Teresa, benvenuta per Arolo, nelle nostre Dolomiti bellissime. A Palazzo Lazzaris, che ospita anche gli appartamenti dove la cooperativa ci accoglie. Nell'appartamento trovo la grande sala col pavimento in pietra di Castellabazzo. La cucina ampia e attrezzata e le camere calde e confortevoli. Sui letti ci sono i piumini. Le architetture di Perarolo raccontano della ricchezza di un passato di commerci fiorenti e di una comunità industriosa che alla fine del 1800 ospitò per i suoi soggiorni montani la regina Margherita di Savoia. A Perarolo quasi non passano le automobili, non c'è il rumore del traffico. Sento lo scrosciare delle acque del Boite e del Piave che si trovano e si sposano proprio davanti alle mie finestre. A Perarolo c'è il piccolo museo del Cidolo e del Legname. Elena, che vive qui, mi accompagna a visitarlo. Mi racconta delle migliaia di tronchi che fino ai primi decenni del Novecento venivano fluidati lungo il Piave fino al Cidolo, per essere poi trasformati in assi nelle segherie. Oggi è una splendida giornata. I miei amici cadorini mi hanno consigliato una passeggiata che in meno di 2 ore mi porterà a Valle di Cadore, dove potrò visitare la sede della cooperativa. Ho voglia di camminare, di rilassarmi. In mezz'ora di ripida salita nel bosco si raggiunge il piccolo borgo di Damos, oggi abbandonato. Scopro un luogo da fiaba con una chiesetta antica, in origine un piccolo tempietto, dedicato alla protezione dei boscaioli impegnati nel trasporto via terra del legname. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo. Proseguo lungo l'antica strada romana. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo. Attraverso la borgata di Costa con la sua sfilata di case signorili e sono arrivata. Mi stanno aspettando nella nuova struttura che hanno in gestione sulla lunga via delle Dolomiti, la ciclabile che da Calalzo porta Cortina d'Ampezzo. Con questo progetto la cooperativa vuole offrire un servizio di ristoro ai ciclisti e un punto di aggregazione per tutti gli abitanti della vallata. Siamo tutti invitati a Vallesina per mangiare un boccone insieme e conoscerci meglio.
Capisco che per loro il lavoro in cooperativa non è solo avere un reddito, certo importante, ma è dare anche un senso alla loro scelta di continuare a vivere in montagna. Una scelta impegnativa, molte volte faticosa, per chi ci vive tutto l'anno. L'abbandono dell'agricoltura e dell'allevamento negli ultimi 50 anni ha comportato una minor cura del territorio. Il bosco si è espanso in maniera irrazionale e lambisce i paesi. Tra le attività più importanti della cooperativa c'è appunto la manutenzione ambientale. Raggiungo un posto magico, i laghetti di Lagole, un sito archeologico paleoveneto. Qui si celebravano antichi culti legati all'acqua. Nel pomeriggio Luca mi accompagna a vedere il museo dell'occhiale a Pieve. Allora Teresa, ti ho portato a vedere questo museo perché qui viene raccontata la storia dell'occhialeria in Cadore, che è stata una storia importante per questa terra. Qui, in Cadore, è nata una delle più avvincenti saghe del capitalismo europeo con la produzione di occhiali. Ora questo distretto è quasi scomparso, creando un forte disagio sociale. Questo passato economico mi fa comprendere il doppio dilemma di queste genti: arroccarsi nella tradizione e scomparire lentamente, o cercare all'esterno un futuro. Ora tutto mi è chiaro. L'impegno nella cooperativa sociale è un tentativo di inventare e costruire un'economia del bene comune. Continuando il mio viaggio in Cadore, incontro altri amici della cooperativa. Diego lavora il ferro in modo artistico negli stabili di un'occhialeria chiusa. Fratelli Talamini, con le mogli e i figli, dopo aver abbandonato il lavoro della fabbrica, allevano animali da carne e producono formaggi. Oggi voglio salire l'eremo dei Romiti sul Monte Froppa a Domegge. Ciao Teresa! Livio gestisce il rifugio con la moglie Claudia e le figlie, dopo aver lasciato il mestiere di una vita in segheria. L'eremo dei Romiti è un rifugio un po' particolare. Non si rivolge soltanto agli scalatori e agli escursionisti, ma anche a chi sale in montagna alla ricerca di pace e spiritualità. Le occasioni per camminare in alta quota sono tante qui in Cadore, ma la cosa davvero bella è la possibilità di incontrare persone. Ci sono tanti rifugi sparsi sulle cime e posti lungo i sentieri. Luca mi dice che sono più di 40. La mia vacanza è giunta al termine. Prima di ripartire, decido di visitare Pieve, città natale del pittore Tiziano Vecellio e sede del palazzo della magnifica comunità di Cadore, dove un tempo si riuniva il Consiglio Generale composto da tutti i rappresentanti dei paesi del Cadore e simbolo del suo autogoverno. L'offerta gastronomica a Pieve non manca, ma io decido di andare al ristorante vegetariano. Incontro Michela e Roberta, che lo gestiscono da 5 anni. Ciao Teresa! Riparto dal Cadore contenta. Ho scoperto che la montagna è un posto bellissimo. Grazie Lemat! Ho davvero conosciuto la cordialità dei suoi abitanti e l'accoglienza speciale della cooperativa sociale Cadore.